Io credo che dobbiamo passare dal vinco io perdi tu al vinciamo tutti. Michela Scibilia, Venezia. Io in 7 mesi ho visto centinaia di persone e il mio problema non era trovare realtà interessanti, ma selezionare tra le migliaia che mi segnalavano. Quindi la difficoltà era quale di queste tantissime realtà innovative vado a incontrare. Qual è l'esperienza più forte? L'esperienza più forte è che c'è un paese con 2000 facce, un grande mosaico unito in un unico quadro di cambiamento reale adesso. Io faccio così è il titolo di questo libro ed è la risposta che mi hanno dato le centinaia di persone che ho incontrato in 7 mesi in giro per l'Italia in camper. Sono partito dal Piemonte, ho fatto 20 regioni da nord a sud, sono andato a cercare tutte quelle persone che si assumevano la responsabilità della propria vita, che cercavano di agire e di porsi il problema di come cambiare. Se esistono centinaia di cittadini che riescono a vincere battaglie per difesa del territorio, fermando grandissime multinazionali con la loro iniziativa e la loro attività. Sindaci virtuosi, come quelli dell'Associazione Comuni Virtuosi, che portano politiche efficienti e straordinarie sui rifiuti, sull'energia, sulla maternità. Esistono tante persone che in questo momento di crisi e senza avere le spalle coperte si licenziano e cercano di costruire una vita diversa perché contestano il sistema o i valori in cui vivono. E quindi c'è un'Italia che cambia ed è quella che ho cercato di raccontare. L'idea di questo viaggio e poi di questo libro è nata da un'esigenza fortissima che io sentivo da 10 anni. Infatti faccio il giornalista da tanti anni occupandomi di sostenibilità e raccontando il cambiamento, la transizione, i movimenti per la decrescita, la permacultura, lo SHEC, le monete complementari e così via. Tutti questi movimenti, queste realtà, solo apparentemente piccoli, non solo sono attivi nel territorio, ma riescono a incidere positivamente e concretamente nel cambiare, nel raggiungere i propri obiettivi. La cosa bella è che alla fine queste persone riuscivano nel loro intento e quindi mi hanno detto: io faccio così.